Adesso ci sarà un intervento sull'integrazione del programma di Orazio Ferniani, il quale è un appassionato oratore, ma è invitato a tenersi nei 10 minuti, perché lui parlerebbe per ore, insomma, è una persona molto entusiasta. Da tantissimi anni io lotto contro il sistema, da quando ho più o meno 50 anni. Nel 64 feci la prima manifestazione contro la guerra in Vietnam e poi ne ho fatti altri, ma non sempre assiduamente, ma comunque insomma la mia partecipazione civile alla vita sociale è sempre stata abbastanza intensa. In particolare ho sempre sentito la rabbia dovuta a soprusi derivanti da prepotenze varie delle istituzioni nei confronti dei cittadini. E da lì mi si è creata questa, appunto, convinzione nel cercare di rinnovare questo Stato, che se dovessimo andare a valutare quello che fa per i cittadini in positivo e negativo, certamente adesso rarissimamente siamo le elite di 100.000 grandi possessori nazionali, penso che a parte loro nessuno sarebbe soddisfatto dei servizi e delle funzioni che svolge questo Stato. E quindi è ora di cambiare. Allora io nell'85 ho smesso di sostenere questo Stato, già all'epoca di quando facevo parte dei collettivi studenteschi avevo deciso, fatto una scelta molto precisa, poi come tutti abbiamo avuto un attimo di ripensamento in una fase della vita, no? Ognuno di noi ha pensato di crearsi la famiglia, oggi a distanza di tutti tanti anni seguito su questa strada. E nel corso di questi decenni ho maturato una serie di convinzioni e messo a punto una serie di strategie. Bisogna andare alla radice proprio prima della distorsione del sistema e quindi per dare soluzioni che siano soddisfacenti per tutti e applicabili in ogni situazione. E quindi ecco, i due strumenti sono la conoscenza, praticamente tutto quello che la gente conosce, tutti i cittadini, anche i più colti, è praticamente quasi tutto falso o distorto, e viceversa lo strumento della libertà e della sovranità che assuma tutte e cinque le sovranità principali del cittadino, in realtà sono state distorte, ma non esse poste sotto controllo del potere delle banche. Allora la soluzione è togliere il potere alle banche. E la soluzione l'abbiamo inserita appunto anche nel nostro programma, manifesto programma che adesso presentiamo, e così diamo uno scenario organico a tutto quello che diciamo con questa premessa. Per sconfiggere il sistema basta semplicemente non riconoscerlo, cioè basta semplicemente non riconoscere la sua autorevolezza, perché l'autorità in sé non è impositiva, è l'autorevolezza che ci dà consapevolezza e partecipazione ed accettazione dell'autorità dell'altro. Ma se noi non riconosciamo questa autorità, immediatamente il potere decade. Allora che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare quello che diciamo nel nostro programma. A integrazione di quello che dice, che ha detto fino adesso Sergio, visto che nella condizione attuale ogni cittadino è di fatto schiavo in uno Stato in cui sono gradualmente stati sottratti tutti i poteri relativi alle varie forme di sovranità, il nostro principale intento è di riconoscere a tutti i cittadini i loro poteri di sovrani. Le varie sovranità poi le spieghiamo in un altro momento, andiamo avanti. Vogliamo una democrazia in cui al centro della Repubblica e del diritto sia il singolo individuale cittadino che, sovrano di tutti i suoi poteri, decida liberamente, autonomamente, individualmente ed associativamente, da assoluto e indiscutibile padrone delle sue decisioni, del suo comune e generale futuro e della conduzione del governo dello Stato. Per fare questo ci serviamo di alcuni strumenti già disponibili, quale lo Statuto Democratico Diretto, e le successive modificazioni adesso che saranno necessarie nel corso degli anni per raggiungere una Repubblica Democratica Diretta, sul modello di quanto accade per esempio nella Confederazione Svizzera, con i dovuti aggiornamenti di una